Dopo le giornate frenetiche della settimana scorsa per arrivare alla consegna dei documenti per l'iscrizione per il Teramo, si aprono altri 7 giorni da vivere intensamente. Scadenze e appuntamenti che saranno cruciali per il futuro del club biancorosso, desideroso di comprendere se e come finirà la querela relativa all'iscrizione. Intanto domani il Tribunale di Roma si pronuncerà sull'istanza presentata da Davide Ciaccia, che chiede di liberare la società veicolo che ha acquisito il Teramo e permettere quella continuità aziendale di cui ieri ha parlato anche il socio di minoranza, nonché ex presidente Franco Iachini, a Radio Sportiva, definendo un vulnus operativo grave quello del Foro Capitolino. Non si può escludere una società perché c'è un terzo che dall'esterno non ha fatto quello che doveva fare, perché sarebbe stato molto giusto assolutamente poter liberare questa squadra prima, perché comunque adesso c'è un socio, un nuovo acquirente, sì, che ha tutte le capacità economiche e finanziarie per poter sostenere il Teramo, che sta aspettando che il tribunale liberi questa squadra e la faccia acquistare. Se l'avesse fatto prima, tutto questo problema non ci sarebbe stato, e quindi questo per me è un danno grave. Poi, qualora arrivasse l'ok da parte del tribunale, ci sarebbe la concreta possibilità di arrivare ad un accordo con Giuseppe Spinelli, che sarebbe intenzionato, dopo gli abboccamenti di aprile, a rilevare la società. Speriamo che martedì questa cosa venga fatta da parte del tribunale e il nuovo acquirente, che sarebbe Giuseppe Spinelli, che ha già manifestato più volte di voler entrare a acquisire il controllo e quindi a poter dare continuità aziendale alla società, possa dare la speranza al Teramo di poter continuare il prossimo anno a cavalcare i campi della Lega Pro. Poi venerdì ci sarà la pronuncia della Covisoc sulla documentazione presentata mercoledì scorso dal Diavolo, che manca dell'indice di liquidità, giorno in cui alle 15.30 è prevista anche la convocazione dell'assemblea dei soci, che dovrà stilare una relazione del lavoro svolto per l'iscrizione al campionato di Serie C, valutare le dimissioni dell'amministratore unico Massimo Chierchia e, qualora fossero accettate, procedere alla nomina di un nuovo amministratore unico. Noi chiediamo un trattamento che debba tener conto di questo intervento a gamba tesa del tribunale, se mi permetto di usare un termine calcistico, ma non, per carità, sicuramente non sarà stato fatto in termini volontari e voluti, però, perché il tribunale ha ben altre cose ben più importanti di cui occuparsi, assolutamente, però avrebbe potuto permettere alla squadra e concedere alla squadra la liberazione del pacchetto di controllo, poteva entrare qualcun altro e si poteva sanare questa cosa.